Mi dicono che in Cina questa cosa la usa la polizia, no? Che ti incontrano, ti inquadrano, tu fai per dare i documenti, dicono no, no, non serve, tu eri su un motorino che non potevi guidare, non hai la patente per questa cosa, c'è cioè già la multa a casa è arrivata automaticamente, se lo fai un'altra volta ti blindo, cioè un po' come dire, un po' Non lo so paura. Sbatta il mito. perché. Sbatta il mito che ci sono tutti uguali, perché. Beh, per noi sono tutti uguali, dai, loro sono tutti diversi. Siamo noi che non Lì riconosciamo che le serve loro. l'intelligenza artificiale, no? Ma secondo voi sarebbe una violazione della privacy un uso del genere, eh? Anche in Italia? Per la polizia? Beh, è comunque un po' eccessivo, no? Ho capito, eccessivo Nel è una cosa, senso. violazione della privacy è un'altra cosa, perché in questo momento tracciare le persone col telefonino non è una violazione della privacy, però lo giustifichiamo. Lo so, il problema è poi tornare indietro. Cioè, io sono su quello sono d'accordo, però bisogna farlo con attenzione. Sì, perfetto, ma qual è il limite allora? Il Cioè, quando. limite, secondo me, il concetto è questo. Non esiste un limite assoluto. Quello che servirebbe è ragionare su queste cose a mente fredda. Cioè, prendere decisioni di questo genere durante un'emergenza è chiaramente un po' difficile, no? Anche se va fatto, però è difficile. In realtà la cosa importante sarà quando, bene o male, ne usciremo da questa cosa, farne tesoro in modo tale che dovesse succedere un'altra volta, cosa non impossibile, perché tra l'altro i ritorni di fiamma da questo punto di vista sono assolutamente possibili. Però, come dire, far tesoro della situazione in modo tale da mettersi in condizione. Vuol dire, la Cina, la Corea, quei paesi, al di là del fatto che sono un po' meno democratici di noi, il vantaggio grosso che hanno è che gli è già capitata e quindi avevano già delle procedure. Sarebbe veramente drammatico se non approfittassimo, tra virgolette, di questa situazione per farne tesoro, fare delle procedure di emergenza corrette, quindi entrare in un'ottica di gestione dell'emergenza, in modo tale che, voglio dire, anche dal punto di vista di questi, dei diritti e di altro, è chiaro che quando dichiarano uno stato d'emergenza devi cambiare. Entrano in gioco delle leggi diverse da quelle ordinarie proprio perché devi preservare i beni primari, no? Quindi, se vogliamo, cose che sarebbero incostituzionali in altri momenti diventano costituzionali perché prima cosa da preservare è la vita, no? Quindi, è fondamentale avere delle procedure già predefinite almeno per avere un percorso. Lo stato d'emergenza è stato dichiarato sulla legge della protezione civile. Civile, me la sono andata a vedere, dice tutt'altro rispetto a quello che ci è capitato, perché diciamo che sottende che ci sia un evento tipo un terremoto, tipo un'alluvione, no? Quindi, e qui è una cosa totalmente diversa. Quindi, E però è evidentemente, sempre una calamità, no? Se vogliamo sì, ricondurla. assolutamente sì, però andrebbe ampliata perché è una calamità che ti capita contemporaneamente su tutto il territorio. È ben diverso, anche in termini di gestione dell'emergenza, tu ti predisponi. Magari con una task force medica, ma qui la task force medica la devi mandare in tanti posti contemporaneamente, cioè ci sono tante situazioni che sono diverse Sì, rispetto. però se riassumiamo il tuo. Ciao Paolo, magari Paolo nel merito ha anche un'opinione, ma se riassumiamo Ciao a tutti. il tuo concetto che il fine giustifica i mezzi, o tra virgolette, la situazione consentirebbe o giustifica il fatto di far installare un'app e fare tracciare le persone per poter rintracciare il percorso di un virus. Tanto quanto servono delle leggi, delle procedure per entrare nell'emergenza, devono essere già preesiste quelle per uscire. E quella è la parte fondamentale, perché se tu entri nell'emergenza e poi con la scusa cambi le regole del gioco e le mantieni per sempre, il rischio c'è, secondo me, no? Cominci a trattare certi dati, ti ingolosisci, invece deve essere già previsto fin dall'inizio la No, modalità per uscire dallo stato però tu di emergenza. dici, in questo istante è giustificato. Eravamo partiti dal concetto che in Sì. Cina o in Giappone, non ricordo, con i Google Glass la polizia ti riconosce senza chiederti i documenti e potremmo arrivare alla comparazione che negli Stati Uniti se ti fermano non devi avere dei documenti, mentre in Italia sei perseguibile, se ricordo, ci sono dei problemi, se non hai una carta d'identità. Per cui in realtà. Anche in uno stato non di emergenza c'è una diversa interpretazione dell'identificazione della persona. Allora dico, quando installiamo le telecamere e diciamo che potremmo identificare le persone scomparse oppure i galeotti con le telecamere,
perché andiamo a violare la privacy? Cioè, fondamentalmente lì giustificherebbe, ci sarebbe la giustificazione per utilizzare di utilità e di interesse sociale, non di emergenza. Adesso non ne stavo facendo un caso di emergenza, naturalmente. Beh, deve essere proporzionato, è quello il punto, no? La privacy, il regolamento ti permette praticamente di fare qualunque cosa, se giustifichi, giustificare vuol dire proporzionato. Deve essere proporzionato, sì, che è il concetto e oggi temporalmente di privacy. Limitato. E temporalmente limitato. Paolo, tu che arrivi da il mondo che è interessato a queste cose, Paolo arriva, è un del settore ed è anche, ha un impegno politico, e per cui l'argomento privacy o le procedure che accennava Andrea Caccia forse sono un po' nel tuo DNA in termini di interesse e trattazione. Ma innanzitutto mi presento, saluto tutti, conosco Raimondo e poi Tullio, non so se ti ricordi, tanti anni fa con Raimondo avevamo lavorato assieme, ormai stiamo un po' 10-15 anni fa. Ma secondo me Andrea ha posto delle questioni che sono più che mai direi necessarie, urgenti iniziare a ragionare, perché anch'io temo, ahimè, che questa direi, chiamiamola pandemia, non solo sia lunga a risolversi, perché alla fine è probabile che solo un vaccino potrà porre fine alla questione, ma temo che sia anche l'inizio di un periodo in cui questa o altre, per tutta una serie di motivi che adesso non starei qui a elencare, può darsi che se ne ripetano anche altre. Quindi secondo me questa esperienza ci deve insegnare a trovare i metodi per poter contrastare. Noi oggettivamente non eravamo preparati, ma non era preparato, penso, quasi nessun paese occidentale. E a questo punto l'interrogativo sarà come far convivere in situazioni di questo genere la democrazia, secondo me. E allora, se guardiamo la storia, anche in periodi, direi, se pensiamo a quello che accadeva nella Repubblica Romana o anche Atene, nei periodi di grande crisi si era tutti concordi nel dare il potere, tra virgolette, in mano a una o due persone nella situazione di emergenza. Bisogna capire però, siccome ci aspetta un periodo secondo me lungo, come far convivere la democrazia, perché è vero che la democrazia secondo me ha dei limiti quando deve risolvere delle situazioni, però è altrettanto vero che in situazioni di grande d'emergenza, penso al periodo durante la guerra o altro, molti stati hanno conservato comunque tutte le istituzioni democratiche. Bisognerà capire come gestire e far convivere tutte e due le cose. E secondo me il possesso e la gestione dei dati sarà la vera, almeno dal mio punto di vista, la vera battaglia. Perché se è vero che si dovrà controllare maggiormente le persone e il territorio, bisognerà poi capire chi questi dati ce li ha, perché facendo una battuta ovviamente semplicistica, se questi dati ce l'hanno due o tre grosse corporation private è un conto, se ce l'ha un potere più diffuso e magari con una presenza anche pubblica, penso che sia una garanzia per tutti affinché i dati poi vengano utilizzati per dei fini sociali e non invece per altre cose, perché poi c'è sempre qualcuno che vuole poi sfruttare queste situazioni azioni per accentrare il potere. Quindi, insomma, io penso che su questo tema, come ha detto Andrea, sarà un tema su cui si deve aprire un ampio dibattito e soprattutto iniziare a ragionare su come gestirlo. Perché, ripeto, sì, purtroppo temo che sia un periodo, l'inizio di un periodo. Ma è l'inizio di un periodo, allora, anche sotto profilo politico, del rispetto della tenuta delle attività democratiche, cioè potrebbe esserci un declino di quello che sono alcune libertà che giustamente possono essere legate ai dati ed una volta erano legate ai mezzi di comunicazione o agli aeroporti, cioè si era più su altri elementi, ma era simile come concetto. Ma questo, non so. Per esempio Fontana, la diatriba tra Fontana, il potere centrale e le direttive locali, ne è stato un esempio.
la necessità di puntualizzare alcune affermazioni ministeriali è stato nell'emergenza naturalmente una necessità che ha dovuto trovare i suoi chiarimenti, no? E magari per qualcuno è un opportunismo politico in questo istante. Adesso non sono della tua stessa linea posizionamento politico, però a me Fontana ogni tanto non mi fa una grandissima impressione nel modo di fare, nel modo di imporsi, o giustificatissimo nelle scelte del momento, però mi sembra che stia strumentalizzando alcune volte la posizione che ha, o sbaglio? Questo è vero, però c'è anche un altro aspetto da considerare. La crescita iniziale era raddoppio ogni 2,5 giorni. Quindi se fosse, per esempio, Bergamo fosse stata bloccata 2 giorni, 3 giorni prima, il danno sarebbe meno della metà. Quindi sì, avere anche la sensibilità locale è importante. A mio avuto l'impressione, dopo la cosa si è oliata, diciamo così, e perché voglio dire, anche decidere di tirare giù l'interruttore di una nazione penso che sia una decisione da non dormirci altro che la notte, no? Voglio dire, non è proprio una banalità prendere, per firmare. No, no, anche perché è difficile da parte delle persone riconoscere. Cioè... Quindi, no, no, esatto. Però l'altra considerazione che faccio è che tutto sommato, se non sto facendo un processo, attenzione, sto cercando di valutare i pro e i contro, no? Quindi magari una certe decisioni prese localmente magari hanno, come dire, un po' più il polso della situazione rispetto, certo, a decisioni prese centralmente. Lo dicevo proprio senza colore politico, proprio inteso nel senso proprio generale. Quindi in alcuni punti ho visto che effettivamente avere una sensibilità locale è diversa. Però d'altro lato, per esempio, il fatto che non riusciamo a confrontare i dati della Lombardia e del Veneto, perché uno su due metodi diversi, questo è un altro problema. Io che un po' mi occupo anche di, per esempio, di standard, una delle mie, quindi ho pensato subito a due cose. Una, gli standard sulla continuità operativa. Lo standard sulla continuità operativa ti indica esattamente il processo che tu devi utilizzare. Tu devi scrivere delle procedure per l'emergenza, devi dichiarare lo stato d'emergenza, devi dichiarare quando è finito lo stato d'emergenza, e poi c'è una fase in cui vai a vedere quello che è successo, lo analizzi e vai a migliorare le procedure in modo tale che se ricapita un'altra volta, mano a mano il sistema tende... Come lo applichiamo in altri pericoli, il fuoco... Esatto. Sono cose codificate queste, quindi dovrai fare l'analisi del rischio, aggiornerai l'analisi del rischio. Tempo fa una battuta dicendo la prossima pandemia sarà l'apparizione dell'analisi della pandemia nell'analisi del rischio di tutte le aziende. È una battuta, ma voglio dire, spero che accada, insomma, no? Perché certo, voglio dire, banalmente le mascherine sono un esempio di continuità operativa. Perché mancano le mascherine? Perché normalmente le importiamo dalla Cina. La Cina non solo le ha utilizzate, quindi c'è stata una carenza legata al fatto che proprio mancavano, ma in più anche ha smesso di produrle. Certo, quindi si è visto ieri infatti quante ne ha scaricate. Dipendendo dalla Cina in questo aspetto è diventato impossibile recuperarle in un momento in cui tutti avevano bisogno di queste mascherine. Quindi è un esempio in cui dici ok, la prossima volta mi metto in condizioni di avere almeno 2 fornitori, banalmente, banalizzo, e poi su scala nazionale è ancora più complesso, però fossi un soggetto, un'impresa che in questo momento è rimasta bloccata perché il mio unico fornitore o i miei fornitori sono tutti della stessa nazione, domani devo ragionare in termini di avere... Beh, sappiamo però quali sono i presupposti che sono alla base di queste scelte, cioè è anche un problema economico, cioè studiare la procedura, certo, attrezzarsi, abbiamo dovuto recuperare nelle pieghe del bilancio qualsiasi cosa fosse anche politicamente non sgradevole, guarda per esempio il taglio alla sanità, perché anni che diciamo tutti che il taglio alla sanità stava incominciando a esagerare, poi oggi lo riconosciamo come dato di fatto nel momento in cui ne abbiamo avuto bisogno con una procedura di emergenza. Però mi riferivo, capisco il punto di vista della scaletta governo, regione, sindaco, fammi dire presidente del quartiere, perché è più vicino al territorio e capisce quali sono i problemi, no?
no? Proprio questo motivo, e partendo dal fatto che sia io e Paolo siamo bresciani, Tullio lo è anche lui, per cui viviamo la nostra realtà, noi leggiamo tutti i giorni di una serie di atteggiamenti che non sembrano proprio, cioè se da una parte Fontana vede il problema sul territorio, lo trasmette alla nazione, per cui di conseguenza Massa Carrara magari un giretto se lo potrebbero anche fare, perché non vedono morti vicini e parenti, mentre a Brescia capiamo perfettamente cosa succede, visto che i vecchi vanno ancora al bar addirittura. Il problema diventa poi nelle scelte durante l'emergenza, perché Paolo non mi può negare che a Brescia, per esempio, è in atto una battaglia non indifferente da parte del sindaco nei confronti del presidente della regione Lombardia. Duro attacco, l'altro giorno si discuteva, se ricordo Paolo, forse tu sei più dentro da me, sulle scelte degli ospedali sul territorio che sono state fatte, presupponendo che per esempio Fontana in questo momento difenda molto Milano. Giustificatissima la scelta, perché se scoppia il problema a Milano sono X milioni di abitanti in confronto a Brescia che sono 250.000, poi sono 1,5 milioni, per cui il problema non è indifferente anche a Brescia. Però ecco, per tornare a bomba, capisci che alcune scelte sono un po', o potrebbero far pensare a strumentalizzazioni, tra virgolette, o interessi a danno di altri. Non so se Paolo è della stessa opinione, visto che lui sta da quella parte politica, anche se Fontana non è del suo partito. Dai, ti provoco Paolo, lo so che non vuoi sbilanciarti. No, vabbè, no. E poi dopo sul giornale scrivono Paolo Fontana dichiara. No, ma non è quello. Quello che io penso è che questa sia una situazione talmente di emergenza che bisognerebbe, ma senza voler fare, direi, il sostegno uno all'altro. Io, almeno io, quello che penso è che una situazione talmente imprevista d'emergenza che bisogna essere consapevoli che nessuno sapeva inizialmente come gestirla, perché è oggettivo che da tutte le parti, in maniera bipartisan, abbiamo visto affermazioni fatte un giorno, il giorno dopo o la settimana dopo, aver completamente cambiato, visto la drammaticità della situazione, ma questo anche in Occidente, pensiamo all'Inghilterra, pensiamo a Trump, cioè veniva visto in una maniera, poi hanno dovuto di fronte ai fatti completamente cambiare. Quindi secondo me la polemica che ci sono sul fatto, no, ma tu avevi detto, tu avevi fatto, devo dire che in questo momento non se ne sente il bisogno, perché oggettivamente è difficile sia gestire la situazione, ma anche immaginare che qualcuno potesse prevedere quello che sta succedendo. Sì Paolo, però devono arrivare 15 medici dall'Albania per avere dei medici a Brescia, oppure avere 5 infermieri. No, vabbè, ma 300, e la seconda cosa che io penso è che, ecco, quello sì, ci dovrebbe essere, soprattutto in queste situazioni che, ripeto, da quello che si dice, ma ne siamo tutti consapevoli, forse la più grave dall'inizio dell'Italia repubblicana, dal dopoguerra, ecco, maggiore dialogo tra le istituzioni, perché proprio perché è una situazione complicata in cui non c'è una ricetta vincente, è anche vero che le soluzioni possono modificarsi e cambiare anche nella velocità quasi giornaliera, e quindi accettare il fatto che si possano trovare delle soluzioni. Dopo è ovvio che c'è sempre il dibattito politico, facciamo, però facciamo, come si chiama, con la goccina di sangue l'analisi a poche euro di chiunque si ha fatto gli anticorpi in Emilia Romagna, in Veneto comprano i dispositivi, in Lombardia li vietano, cioè fammi capire, non è che... Ma questo è un problema anche dovuto un po' a tutta una serie di norme non chiare nei rapporti tra Stato e Regione che bisognerà certamente, però a me ad esempio un tema che secondo me ritengo essere anche in prospettiva di maggiore interesse, riprendendo alcune considerazioni che tu hai fatto, è che una nazione nei settori, diciamo, strategici o comunque di possibile emergenza, come ad esempio è la Germania, non può non avere una presenza anche dal punto di vista di aziende, perché questo oggettivamente lo stiamo pagando. Stiamo pagando di non avere, se noi pensiamo che eravamo la nazione probabilmente numero uno al mondo nella chimica,
oggi stiamo andando in giro per il mondo per cercare alcol per poter fare il disinfettante, oppure non abbiamo un'azienda di Stato che si possa riconvertire in 48 ore, come è avvenuto in Germania o negli Stati Uniti o nella stessa Inghilterra per produrre mascherine, una qualche riflessione secondo me va fatta. Come, ad esempio, e poi chiudo, la Germania stanzia subito a sostegno delle imprese e la banca e la KfW circa 530 miliardi, ebbene quella è una banca pubblica, ebbene che si sappia che è dello Stato tedesco all'80% e il 20% dei Land. Questi strumenti l'Italia non li ha più. E su questo, secondo me, oltre al tema della riduzione dei fondi alla sanità, secondo me una riflessione va aperta, ma in maniera, direi, senza direi fare solo connotazioni politiche, ma il fatto che una nazione, anche per reggere delle situazioni di emergenza, deve avere degli strumenti. Purtroppo, per delle scelte che poi sono state fatte, direi, in maniera bipartisan, di un certo tipo di privatizzazioni, oggi l'Italia non ce l'ha. Questo è un dato di fatto. Ok, hai detto bipartisan, per cui accetto la provocazione, perché le privatizzazioni erano sulla bocca di tutti ed erano la panacea del risanamento del bilancio pubblico. No? Ma dico bipartisan perché secondo me, come avviene, viene fatto spesso il paragone alla guerra, se questa è una cosa simile ad una guerra e siamo solo all'inizio, perché poi c'è tutto il tema economico, io penso che ci debba essere grande responsabilità tra le istituzioni, perché qui la situazione, per l'impatto economico che sta già iniziando ad arrivare in concreto, io lo vedo banalmente dal mio piccolo quartiere fino ad arrivare alle logiche che tutti noi vediamo a livello aziendale, ecco, secondo me sarebbe opportuno maggiore responsabilità da parte di tutti, a prescindere, quindi non faccio... Beh, tra l'altro lo stato di guerra è un qualcosa che è presente nella Costituzione. Una delle prime cose che ho pensato è che servirebbe a mente fredda, quindi una volta chiusa l'emergenza, come dicevo prima, ragionare sulle regole, ma forse partendo anche dalla Costituzione, dicendo ok, esiste anche uno stato d'emergenza e quindi, per esempio, stato di guerra, molto genericamente, ma come giusto che sia, la Costituzione stabilisce il principio che il Parlamento stabilisce quali sono i poteri del governo, che è già chiaro, no? Quando in una situazione di emergenza si deve accorciare la linea di comando. Questa cosa forse dovrebbe essere scritta nella Costituzione per evitare magari che ci siano eccessivi. Quindi il principio stabilito lì, poi delle leggi che lo implementano, però deve essere un qualcosa di stabilito che non c'è proprio neanche nella Costituzione. Questa è veramente una guerra in termini di conseguenze che sta producendo. Le conseguenze economiche... I milioni, qualche giorno fa, sono circolate le informazioni sui miliardi che la Germania doveva ancora l'Italia, la Grecia, al di là della polemica, ma i numeri che sono girati sono simili ai numeri che stanno girando dei danni di questa pandemia, quindi come danno economico mi sembra che siano del tutto equivalenti a una guerra mondiale, non è una banalità quindi da gestire, quindi fa pensare che servano proprio delle regole anche ad altissimo livello, anche a livello costituzionale, proprio per garantire che ci sia, che sia un meccanismo previsto, ma che sia previsto anche il rollback, come si dice, no? Quindi ritornare a una situazione precedente quando l'emergenza è terminata. Quella, io la vedo dal punto di vista democratico ancora più importante dell'entrata nello stato di emergenza. Cioè, è importantissimo che ci sia una riduzione della linea di comando, che si azzerino, passatemi il termine, certe libertà, c'è anche una certa dialettica politica che venga messa in secondo piano rispetto ovviamente a preservare le persone, ma se poi questa cosa resta per sempre diventa dittatura. Tu hai paura che accada? Cioè che alcune posizioni maturate in questo periodo non possano rimanere o retrocedere? E diciamo che con l'attuale governo no. Adesso non voglio colorare la cosa, ma in generale dico che non sappiamo chi può esserci al governo. Al governo possono andarci, quindi a seconda di chi capita potrebbe capitare qualcosa. Non credo con le persone attuali, ma indipendentemente dal colore, il rischio che ci sia in quel momento qualcuno che esageri, in Ungheria sono stati dati pieni poteri. A me fa paura una parola del genere, anche se la capisco, no? Cioè, voglio dire,
Bisogna vedere esattamente, ma... Ma forse hai ragione, perché finito questo problema, il vero problema era quello che accennava Paolo, che diciamo tutti sarà di natura economica. E la visione economica delle due parti è completamente opposta, se vuoi guardare, no? Noi già in questo istante, immagino che Paolo rivendichi maggiore attenzione alla parte economica, mentre il governo non gli sta dando, diciamo, delle risposte concrete. La destra rivendica l'altro giorno, visto, garanzie sui conti correnti emessi dallo Stato per qualsiasi azienda che abbia bisogno, mentre mi immagino che magari una sinistra potrebbe garantire lo stesso dato al cittadino, no? Vai in banca e ti danno il fido che vuoi perché devi mangiare, mentre la destra, ti sto dicendo storicamente, potrebbe dare più spazio ai dipendenti. Ho notato solo una cosa che mi ha fatto riflettere su alcune regole italiane. Uno dei dati, non so se state guardando, che tutti pubblicano è il numero di disoccupati negli Stati Uniti e in Spagna. Cioè, l'altro giorno la notizia per queste nazioni era il numero di disoccupati e salito le stelle, no? Cosa che in Italia non è successa. E mi è venuto in mente l'articolo 18, che in realtà forse non esiste neanche più, se non sbaglio. Però in teoria siamo sotto quel profilo siamo uno Stato che ha delle procedure, se così vogliamo dire, che ha tutelato i lavoratori, alcune posizioni, insomma, a danno di altre. Per cui in tutti questi difetti che Paolo ha enunciato, la privatizzazione, la incapacità nostra di avere delle aziende strategiche, su cui non so, per esempio Andrea o Tullio o Laura e Stefano che posizione abbiano, magari qualche piccolo vantaggio l'abbiamo in termini di garanzie sociali. Secondo te, Stefano, dovremmo tornare ad avere aziende private faraoniche come avevamo prima, che poi sono oggetto di politiche stataliste, di parassitismo? Perché Paolo, questo è stato l'altro problema delle aziende di Stato, Ma su quello poi magari ti dico come la penso. In separata sede, per non avere titoli sui giornali. No, ma se vuoi anche... No. Abbiamo 6 minuti, se vuoi concludere tu va benissimo, non c'è problema. No, non è che si tratta di sposare tesi stataliste, ma è evidente che una nazione, se vuole avere sviluppo in alcuni settori strategici, deve avere la presenza dello Stato. E visto che siamo un po' tutti legati al mondo della tecnologia, se tu guardi negli Stati Uniti e approfondiamo il tema della Silicon Valley, come per resto molti economisti hanno documentato, dietro l'innovazione di questo, direi, paese, ci sono stati grandi investimenti nella ricerca e nello sviluppo da parte dello Stato, cosa che l'Italia è da tanto che non fa più. Allora, scusa Stefano, te lo dico subito. È possibile, io ad esempio da italiano ho provato grande tristezza nel vedere che di fronte a questa emergenza il governo è andato in giro a cercare piccolissime aziende sperando di poterle riconvertire a breve per fare le mascherine. Io penso che una grande nazione, come del resto fa la Germania, perché io guardo l'esempio della Germania, è un tipo di capitalismo chiamato renano, in cui comunque nei settori strategici c'è una presenza, che è quello che è anche il volano dell'economia privata. Dal mio punto di vista, e chiudo, se prima di questa crisi era prevalente la logica, guardando un attimino più in generale, di quelli che vengono chiamati i monetaristi, io penso che ritornerà di attualità il pensiero keynesiano. Penso che in tema Stefano possa dire parecchio. Stefano, quel signore che io ho in alto a destra, Trumpi, è colui che ha portato internet in Italia per varie ragioni che abbiamo detto, ed era un dirigente del CNR, per cui quando hai parlato di ricerca, di taglio alla spesa di ricerca, penso che abbia da dire qualcosa in merito. Ma sai, è stata nominata la Silicon Valley e siamo in una situazione nella quale, diciamo, gli uomini più ricchi negli Stati Uniti, ma poi anche nel mondo, così sono
i manager e fondatori di Facebook, di Amazon, di Google, Microsoft, insomma. Quindi, però tutto l'approccio governativo che riguarda la ricerca e poi la promozione anche di queste aziende che spesso devono opporsi a tentativi di spezzarle e di impedire troppi accorpamenti, però sta di fatto che queste aziende che io ho chiamato, che poi hanno un soprannome americano che si chiamano over the top, che sono veramente, diciamo, una forza anche politica assolutamente rilevante. Però l'Italia non è da sola, perché anche in Europa, invece, per quanto riguarda tutte le evoluzioni della società dell'informazione, i meriti e le prevalenze in Europa rispetto a America e Cina, poi, perché anche in Cina sono molto svegli su queste cose, in Europa non siamo all'altezza di una competizione seria nei confronti, appunto, della Silicon Valley da una parte, ma poi eventualmente anche non solo lì, e poi anche lo strapotere della Cina. Ecco, queste sono cose che dimostrano anche il fatto che in Europa eventualmente le iniziative un po' più di sostanza le prendono singoli paesi, ecco, e difficilmente in una cosa concertata a livello dell'Unione Europea. Insomma, ecco, ho fatto questo. Grazie. C'è un altro tema, naturalmente, che forse andrebbe approfondito. Abbiamo solo 2 minuti, per cui abbiamo modo di salutarci, che è naturalmente l'impatto che avrà sull'Unione Europea, le decisioni, il fatto che questa Europa si muova in maniera unita, perché è argomenti che conosciamo tutti. Se c'è qualcosa che volete aggiungere, abbiamo 1:48, io vi do i miei saluti se cade la linea. Prego. Solo una cosa, la Germania è l'unico paese in Europa che aveva delle procedure legate alla pandemia, quindi a differenza di tutti gli altri paesi europei e anche dell'America, come si è visto, dell'Inghilterra, che all'inizio hanno fatto un po' gli Boroni, adesso sono quelli messi peggio, la Germania, al di là del fatto che sembra che conteggi le cose in maniera diversa, è l'unico paese europeo che aveva, che ha, l'unica polemica che c'è stata, che mi risulta, è sulle mascherine, perché anche lì hanno avuto difficoltà, però per il resto avevano già delle procedure e sembrerebbe uno dei paesi messi meglio dal punto di vista di quello che è successo. Forse potrebbe essere utile un'analisi e poi implementare anche a livello europeo delle procedure d'emergenza, perché si sta inventando praticamente in quasi tutto il mondo si sta inventando da zero cosa fare in una situazione. Ok, meno di un minuto alla chiusura. Aggiungo solo un dato, il rapporto posti letto popolazione in Germania è 8 ogni 1000 abitanti, in Francia 6, in Italia 2,5. Tullio, a te il saluto, visto che abbiamo qualche secondo, poi tira giù la linea, che sei quello che ha parlato meno. No. Non c'è niente, ci vediamo la prossima volta, direi. Va bene, domani mattina, se volete tornare, magari continuiamo la discussione. Ok, io vi saluto e chiudo la linea, perché sennò mi finisce entro i 40 minuti. Ciao Laura. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti.